Qual è la situazione ad oggi alla Trigano Van? Questa mattina siamo in sciopero davanti allo stabilimento con tutti i lavoratori, uno sciopero dalle 10 alle 12 che serviva per sensibilizzare le istituzioni sulla situazione della Trigano. Qual è il problema? In questo momento la strada che divide le due aziende, Trigano e Sevel, divide il loro destino. Diciamo, Sevel in questo momento, a causa della mancanza di componenti, sta registrando all'incirca un meno 30% di produzione. La differenza è che però Trigano, che utilizza le basi Sevel per la trasformazione e per costruire il van, sta registrando un meno 70% di volumi. Quindi Sevel in questa fase sta preferendo la distribuzione di volumi ad altri clienti che non sono Trigano. Le ricadute poi però vanno sull'anello più debole della catena, che sono i lavoratori. I lavoratori escono da 5 settimane consecutive di cassa integrazione, sono rientrati al lavoro lunedì, lavoreranno questa settimana, la settimana prossima c'è qualche giorno a rischio e da quella successiva probabilmente torneranno di nuovo in cassa integrazione. La tensione sociale è alle stelle, perché poi è difficile far comprendere ai lavoratori che sanno di avere un'azienda che in questo momento ha una forte richiesta di mercato e che probabilmente loro non riusciranno a soddisfarla nemmeno per il 50%. La tensione sociale è molto alta, lo stipendio purtroppo è una diretta conseguenza dei riflessi economici sugli stipendi dei lavoratori. Oggi il lavoratore che sono in cassa integrazione diciamo a zero ore stanno perdendo la maggior parte dello stipendio. Poi c'è il rischio per tanti lavoratori che sono in scadenza di contratto nei prossimi mesi, in due parti, a giugno e ad agosto, sono circa 140, per loro c'è una reale, diciamo un reale pericolo di perdita di posti di lavoro. Alle istituzioni che cosa chiedete? Alle istituzioni chiediamo innanzitutto di convocarci per fargli conoscere qual è la situazione aziendale, l'azienda che, come ripeto, ha tanto lavoro ma non riesce a farlo. Chiediamo di interloquire con le due aziende e di ribilanciare questa perdita di furgoni, perché possiamo capire, e la sappiamo e la conosciamo tutti, la carenza di componenti sul mercato, ma un meno 30 a un meno 70 diciamo non è direttamente proporzionale. Perché c'è questo divario così alto? Diciamo, gli errori sono stati commessi anche dalla Trigano. In questo momento, diciamo, Sevel preferisce dare i furgoni ad altri clienti che pagano un prezzo maggiore. La differenza qual è il problema? È che Trigano, come anche le altre aziende del settore della camperistica, ha avuto degli accordi commerciali talmente tirati che hanno lasciato per strada le penali. Quindi in questo momento la Trigano chiede i furgoni, ma Sevel non è obbligata, almeno da quello che abbiamo capito noi, a darle, e non paga meglio per questo. Da quanto tempo lavori alla Trigano e che situazione stai vivendo adesso? Sette anni in Trigano, quest'anno 7 anni. Diciamo che noi abbiamo avuto una forte crescita, diciamo, in passato, fino a poco tempo fa, fino a qualche mese fa. E da poco stiamo vivendo una situazione tragica per la cassa integrazione, che sono ormai 5 settimane che facciamo di cassa, sia per Stellantis che non ci invia i veicoli, giustamente per i componenti, e le persone sono stanche e comunque non arrivano a fine mese. La cassa sì, viene pagata, ma sappiamo tutti quanti la cassa che è percentuale. Chiaramente dobbiamo muovere sia le istituzioni sia la politica per cercare di risolvere questa situazione, perché siamo uno stabilimento che è cresciuto del 200%, eravamo, quando sono entrato io 7 anni fa, che eravamo 70 persone, da 70 persone quest'estate eravamo 480, poi sono state diminuite le persone a dicembre fuori 120 persone, a giugno c'è una previsione che abbiamo ancora degli interinali, che scadenza di contratto a 15, queste persone l'azienda ci ha detto che non verranno rinnovate. Abbiamo altre scadenze a agosto di un'altra centinaia di persone, tutte persone che comunque stanno in mezzo alla strada, ci hanno investito tanto nell'azienda, venivano da altre aziende che avevano vissuto la stessa situazione, hanno investito tantissimo in questo stabilimento perché avevamo una crescita esponenziale. Abbiamo aperto un altro stabilimento, Paglieta 2, abbiamo aperto una falegnameria, abbiamo aperto Paglieta 3, che al momento è ferma perché lì facciamo un veicolo più grande, facciamo un veicolo molto più prestigioso. Giustamente non abbiamo le componentiste perché possiamo farlo solo con Ducato. Ducato, diciamo che Stellantis forse non ha più intenzione di produrlo, non lo so, avranno altre intenzioni. Noi questa situazione ci sta massacrando e speriamo che
noi facciamo di tutto, noi come FIOM, come RSU stiamo cercando di fare di tutto per sensibilizzare sia la politica, sia ai comuni, sia la regione. Ci aspettiamo qualcosa, ci aspettiamo una risposta.